Quando fa freddo è pericoloso. Chi dorme dentro le baracche, chi dorme sotto i passaggi tettoie, c'è chi riesce a sopravvivere, c'è chi non ce la fa. È un'ingiustizia e guardandola dall'altro lato io mi dico perché io sono qua e loro sono là. Cioè tante volte, no, parlando con loro uno dice ok, ma che differenza c'è tra me e loro? Questo era un locale sottratto alla criminalità organizzata ed era sostanzialmente una bisca dove si scommetteva. Poi è stato chiuso tanti anni e poi l'abbiamo potuto usare noi con la comunità come riconversione di bene malavitoso. E poi noi avevamo il sogno di usarlo appena possibile per le persone che vivevano per strada. Tutto che dormiva sopra gli auti, perdi tutto quanto, la dignità, tutto. E purtroppo mi hanno messo part time per 4 anni e non ci ho fatto più a pagare affitto, queste cose. Poi ho perso il lavoro dopo 30 anni dei servizi e mi sono ritrovato per strada. Ringraziando Dio che sta bene qua, sì. C'ho il letto, mi posso lavare, la sera mangio, no, su di quello non mi posso lamentare proprio, guarda.